Nell'anno precedente il mercato dei videogiochi è stato valutato all'incirca 200 miliardi di dollari, diventando così uno dei mercati più liquidi e con il giro d'affari più grande al mondo. Carissimi investitori, oggi ci troviamo alla Games Week e chiederemo ai pro gamer quanti soldi guadagnano. Questo è Investitori Folli, la più folle community di investitori in Italia. Per fortuna la Games Week ho imparato che basta dire che sei uno youtuber e ti fanno fare praticamente quello che vuoi. Quindi ho subito sfruttato la cosa per entrare nell'area riservata ai pro gamers e fare qualche domanda a questo ragazzo. Piacere Michelangelo. Piacere Andrea. In arte chi pensi sul gioco? Come? Chi pensi? Nel gioco? Sì. Ok, a che giochi? Gioco Call of Duty da Warzone 1, quindi dal 2018-2019. Okay. Posso chiederti quanti anni hai? Ho 21 anni. 2002. Praticamente da quant'è che giochi competitivo? Io ho iniziato a giocare quando ero piccolo, solo che vista l'adolescenza, la scuola, studio, ragazze, quant'altro, ho smesso di giocare. Ho ripreso con la quarantena, ho ripreso un po' come tutti gli altri, quindi che giocavo magari dopo scuola, dopo il lavoro. Poi tra una cosa e l'altra gli amici miei mi hanno spronato dicendomi che comunque ero forte a mettermi in gioco. Ho iniziato a provare inizialmente con Twitch, facendo okay. I miei primi numeri, i miei primi spettatori, i miei primi guadagni. E poi diciamo che mi sono spinto sul lato competitivo, quindi attualmente competo su tutti i tornei che ci sono, quindi sia sul lato multiplayer sia sul lato Warzone. Quanto è paragonabile quello che fai a un lavoro o una vera e propria attività, diciamo, sportiva? Allora, se parli a livello personale, sicuramente sono molto distante ancora da ciò che è magari un lavoro ben retribuito. Riesco a mantenermi, ma non come vorrei, mettiamola così. Quindi diciamo riesci a mantenerti facendo il pro gamer. Esatto, okay. Oggettivamente faccio ciò che mi piace e ci guadagno, quindi non posso chiedere di meglio, ecco. Bello. Però per il resto ti dico, se diciamo sei un player abbastanza stabilito, si parlano di grossi numeri, hai molte fonti di guadagno che sono tutt'altro che di quelle di Twitch, perché Twitch comunque paga, ma si prende una quota bella alta. Se sei a livelli medio-alti guadagni più da pro gamer che da streamer. Sì, molto. Mazza, di più. Non immaginavo. Io da streamer ti dirò proprio onestamente, magari mi porto a casa quei 300-400 da Twitch, però io faccio 1000-1500 solo insegnando gli altri a giocare, perché faccio delle lezioni online private. Ah ok, fai tipo da coach. Da coaching, esatto. Okay. Come funziona nel mondo del gaming l'insegnamento? Allora, è molto difficile perché confrontiamolo con il pallone, quindi con il calcio. È un'attività fisica, tu hai la persona davanti, invece su online è molto diverso, perché comunque dovresti raddrizzare le mani, dire com'è la presa e quant'altro. Però ti dirò, faccio coaching ormai da 3 anni, per ora non ho avuto nessuno che si è lamentato e il coaching funziona bene. Ultima domanda, quanto tempo dedichi diciamo a tutto questo al giorno? Come un lavoro, quindi diciamo che un minimo di 8 ore le faccio, un minimo per un massimo di 12. Ti fissi diciamo delle ore? Essendo che faccio competitive ad alti livelli, ho stabilito degli orari che sono 3 ore di allenamento singolare, quindi che non faccio Twitch, proprio mi alleno da solo, e poi il resto delle magari altre 8, 7, 6 ore le passo su Twitch a giocare, competere. Quindi questo ragazzo di 21 anni tra coaching e Twitch guadagna all'incirca 1800 euro senza considerare i premi dei tornei a cui partecipa. Ma per capire come sia possibile che un ragazzo guadagni una tale cifra giocando ai videogiochi, sono andato da un'altra persona che potrebbe chiarirci il tutto. Io sono Venom, sono uno youtuber, faccio anche delle cose carine con Lega Calcio per la Serie A Team. Lega Serie A Team cosa vuol dire? Praticamente ogni anno, questa è la quarta edizione, Lega Calcio organizza la competizione ufficiale però basata sui videogiochi. Come fosse la Serie A però giocata quest'anno su FC24, la Serie A Team, ci sono tutte le squadre reali, quindi la Juve e tutte quante le altre. In realtà non ci sono tutte perché alcuni sono dei problemi di diritti, però ce ne sono 14 e ogni squadra ha un pro player o diversi pro player che poi possono competere per poter alzare alla fine il trofeo. Quindi è una competizione molto bella che dura tanti mesi e adesso siamo appena all'inizio. Tu non sei un pro player? No, io non sono pro player, volevo diventare pro player anni fa, poi ho detto no basta, meglio che mi metta a fare video su YouTube. Mi è sempre piaciuto, ma adesso preferisco invece analizzare quello che fanno magari le Serie A Team con il commento tecnico, queste cose qua. Se tu dovessi spiegare a una persona che non ne sa nulla, perché comunque ci sono parecchi soldi, aziende che investono. Allora, sicuramente il calcio rimarrà sempre guardatissimo e sempre lo sport più seguito. Però io sto notando che negli ultimi anni le nuove generazioni, quindi magari quelli che nascono anche dal 2010 in poi, sempre meno seguono il calcio, sempre più si appassionano all'e-sport. Perché magari come noi vedevamo da piccoli nei nostri idoli Totti, Maldini, Del Piero, loro magari vedono alcuni pro player, come per esempio in Italia c'è Obrun, che è il player forse più forte della storia italiana. Danno tante gioie, sono divertenti da vedere. C'è sicuramente ancora tanto da fare, però rispetto ad anni fa ci sta muovendo molto bene. Come e quanto guadagna un pro player in media? Come funziona la cosa? Allora, io non dirò le cifre perché le so, ma non le voglio dire. Però sostanzialmente dipende. Tendenzialmente quando si ha un buon livello si è stipendiati da un team, che ti permette quindi poi di avere anche un sostentamento. In più ci sono i guadagni che arrivano dalle tue attività che fai sui social, quindi Twitch principalmente, perché i pro player si basano principalmente su Twitch. Alcuni fanno anche YouTube, soprattutto all'estero. E poi ci sono diverse sponsorizzate che ti trovano in base al team, all'agenzia in cui sei. Il team invece come guadagna? Sponsor? Cioè come
principalmente dalle sponsor che permettono poi di far girare il mercato. Ci sono tantissime aziende che credono tanto negli e-sport e quindi secondo me negli anni saranno sempre di più quelle che si interfacceranno in questo mondo, perché sarà sempre più visto. Abbiamo capito che i team guadagnano attraverso le sponsorizzazioni e con questi soldi pagano i giocatori. Quest'ultimi, oltre a questa fonte di reddito, possono guadagnare anche attraverso la loro attività da content creator e, come vedremo tra poco, anche attraverso succosi premi nei tornei. Per chi non mi conosce, io sono Griscia, sono un content creator principalmente di Warzone. Come funziona il mondo del gaming? Come funzionano i guadagni, diciamo? Sicuramente quando si tratta di pro gaming il guadagno più grosso sta in tornei, almeno per quanto riguarda Warzone, che ad esempio le tornei. World Series, sì, o comunque quei tornei americani che hanno bracket di player più grossi e quindi c'è un investimento dietro gli sponsor che è sicuramente più alto, quindi ci sono... Cioè, per esempio, quanto sarebbe il premio di un torneo? Diciamo che un monte premi per essere considerato buono all'interno di un torneo, secondo me si va dai 1000 a salire, ma probabilmente anche di più, nel senso che ci sono giochi come Fortnite che hanno un investimento dietro i tornei che è sicuramente più alto, giochi come Warzone dove o pizzichi il torneo che effettivamente ha un budget più alto, oppure quello che aspiri come player è il World Series, in modo tale che cerchi di giocarti il solo YOLO, cerchi di qualificarti, cerchi di portare a casa ovviamente il risultato più alto possibile, calcolando che si parla di lobby dove i player sono veramente fortissimi. E numericamente quanti partecipanti giocano a questi tornei? In media ti posso dire 50 quando si tratta di mappe piccole, quando si tratta di mappe BR andiamo dai 100 ai 150, poi dipende dalla modalità. Sì. E al primo posto vincono sui 1000 euro, un po' di più. Dipende dal torneo, come dicevo, quando si tratta di World Series c'è un budget veramente alto che va da 100k a salire, e i primi 10 o comunque i primi tot dividono un quantitativo di soldi che è veramente alto. 1000 potrebbe essere forse l'ultimo posto a prendere un numero del genere. Ok. Poi ci sono tornei che sono come il solo YOLO, che vengono fatti genericamente alle World Series, diciamo dopo il torneo a squadre, dove chi vince vince tutto in una botta, cioè bellissimo, bello, bello, sì. Vincendo il giusto torneo si possono guadagnare bei soldi, ma non credete che sia tutto così semplice. Sono rimasto sbalordito quando ho scoperto quanta roba c'è dietro tutto questo ascoltando le parole di Educoz, giocatore professionista per i Clash di Valorant, e sono anche il capitano. Ah, ok, quindi sei il capitano del tuo team. Da quante persone è composto il tuo team? 5 persone più analyst e coach. Spiegami un po' le figure. Il coach è la figura che è un po' generale, anche a livello mentale. Una specie di allenatore. Sì, esattamente un allenatore. Invece l'analyst si focussa più magari sulla strategia, sui piccoli passaggi. Voi che cosa giocate? Noi giochiamo a Valorant principalmente. Come funziona il mercato, diciamo? Com'è che guadagna un pro gamer? Ci sono vari fattori, ovviamente. Intanto dall'org che ci paga uno stipendio fisso. Poi tanti di noi come player streamiamo anche a livello fiscale praticamente. No, come funziona? Voi siete dei dipendenti? Non siamo dipendenti, tutti abbiamo una partita IVA. Okay. Semplicemente mettiamo fattura verso la nostra organizzazione che ci va a pagare mensilmente. Poi ripeto, è solo un'attività, ci sono varie attività. Come tutti i player, io streamo anche, quindi c'è sia la parte del gaming esports che la mia parte, diciamo, da talent. No, in questo caso. Se non sono indiscreto, posso chiederti mediamente quanto guadagna un pro gamer in Italia? Dipende dai team, però dai 1000 fino ai 2000 massimo. 3000 anche si tocca, però in casi estremi. Ok. In Italia. Poi dipende anche dai giochi. Attualmente Valorant penso sia il gioco più pagato. Questo, diciamo, è uno stipendio fisso praticamente. Dipende da persona a persona, perché ci sono team che hanno come attività solo cosa gli sports. In quel caso lì ovviamente magari dipende anche da loro un po' quanto vuole pagare. Poi ci sono team come noi che facciamo anche un po' entrambe, no? Sia la parte del talent che la parte degli sports. Quindi è un po' una combo. Quanto tempo al giorno ti occupa questa attività? Abbastanza, 12 ore al giorno. Affascinato da tutte le cose che ho scoperto di questo mondo, mi sono subito messo in testa che dovevo assolutamente parlare con qualcuno a capo di uno di questi team. E così ho avuto la fortuna di intervistare Danilo Viano. Mi conoscono come Naito sul web. Io ho iniziato innanzitutto come player. Come player inteso che giocavi o proprio giocavi come competitivo all'inizio su Fortnite? Esatto. Nel mentre mi ritrovavo nel mondo dell'eSport, oltre al fatto comunque di valutare le potenzialità dell'eSport, una cosa che ho sempre considerato, per quanto potesse essere una nicchia interessante, Internet si sta evolvendo e punta molto su creator. Quindi abbiamo poi deciso di creare questo nuovo brand che si dedica sia ad essere digital agency, quindi si occupa della gestione di creator e talent, sia della parte dei player esports. In quanti siete ad aver appunto fondato questa società? In tre. Io mi occupo della parte partnership e sponsorship. Il progetto nasce proprio come andare a elogiare sia la parte competitive sia la parte dei creator, che appunto diventano poi una sorta di canale comunicativo per noi, per un messaggio, per le aziende. Per una vendita. Esatto. Quante persone avete nel vostro team? Complessivamente abbiamo 4-5 ragazzi per lo staff dal vivo, un 20-25 creator, vengono da realtà come Warzone, Fortnite, Valorant, Sim Racing. Sono ovviamente 25 persone praticamente stipendiate. Su alcuni riusciamo, ecco, per quanto possibile a garantirgli un supporto mensile o perlomeno sugli eventi. Con altri cerchiamo di fare il possibile, anche perché ci sono ragazzi, soprattutto i piccoli talent, che cercano anche un supporto. Quindi lì cerchiamo anche di creargli una strategia di marketing. Sì, certo. Si cerca una collaborazione. Facciamo questo per spingere il professore.
da gamer. Sei stato sia gamer che poi sei messo in società e hai aperto questa cosa. Come hai visto evolversi, diciamo, questo mercato? C'è una crescita esponenziale. È quello che immaginavi, infatti. Il discorso è che comunque per me siamo ancora all'inizio. C'è bisogno di una rivoluzione culturale nel nostro paese, perché è una nicchia che viene considerata ancora poco. In Italia non c'è questa grandissima considerazione dell'e-sport, però si iniziano a vedere dei frutti, ma io do ancora almeno 5-6 anni dentro una realtà ben consolidata. Hai avuto anche modo magari di vedere com'è in America? Raga, sì, la rivoluzione culturale è già avvenuta da un bel po'. L'e-sport viene vissuto, viene considerata una disciplina di nicchia. C'è la visione che il gamer è alla fine un atleta a tutti gli effetti. Sarà che in America stanno avanti, ma mentre me ne stavo per andare via dall'evento, ho avuto la fortuna di imbattermi nella maestosa Gillette Arena, dove proprio in quel momento si stavano svolgendo gli ultimi minuti della finale di un torneo importantissimo. Assistere alla premiazione, vedere il pubblico esaltato, aziende che hanno investito pesantemente in questo settore, mi fa credere che questo sia solo l'inizio. Carissimi investitori, io direi che abbiamo imparato veramente tante cose, sorprendentemente. Con tutto che immaginavo che ci fosse tutta questa roba dietro, comunque sono rimasto stupito di quante cose ancora non sapevo e non immaginavo. Spero, carissimi investitori, che abbiate imparato qualcosa, perché io onestamente molte di queste cose non le sapevo. Come al solito, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciate la campanellina, perché quella è importantissima, se no i video non vi arrivano. E ovviamente lasciate un commento dove mi dite un po' che cosa ne pensate di tutto questo mercato fantastico. Guardatevi tutti i video precedenti e noi ci vediamo al prossimo video.